Gianni Villari, eccolo qua, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Allora Gianni, intanto per questa serata con gli Antura, doveva essere la serata clou, no? Della festa qui alla Santissima Trinità Mariana di San Lorenzo. Il maltempo purtroppo non ce l'ha concesso, comunque un bel gruppo, gli Antura, che tu hai avuto la possibilità di far ascoltare alla gente di Mariana di San Lorenzo. Li hai portati tu in pratica? Beh, diciamo noi come associazione sportiva, la SD San Lorenzo Papa Francesco, abbiamo avuto questo accredito, diciamo, della provincia, che ringrazio il vicepresidente Gianni Verducci per questo regalo che ci ha fatto. Ecco. Cioè, noi l'abbiamo, dal momento in cui l'associazione sportiva va di pari passo anche con la parrocchia di San Lorenzo Marina, l'abbiamo data al comitato feste per poter fare, cioè essere nel tema come previsto dalla provincia di questi spettacoli, diciamo, agroalimentari, la sagra dei maccheroni, ecco. E il tema era giusto quello. E purtroppo il maltempo non ci ha dato la possibilità di poter fare al massimo. Niente, sarà per un altro anno. Cioè, io quello che volevo dire, l'associazione sportiva già è partita, diciamo, è stato costituito l'atto, abbiamo fatto già l'affiliazione alla federazione nazionale, cioè, stiamo vedendo un po' di poter sistemare le strutture sportive sia qui dietro alla chiesa sia il campo grande lì a San Lorenzo Marina. Non sappiamo in quale punto, come diciamo, categorie facciamo, però non abbiamo fretta, non abbiamo, perché le cose, non voglio sbagliare più, ma li voglio fare in maniera, perché fino adesso un po' ho sbagliato, faccio le cose per gli altri e per, diciamo, il mio paese non ho fatto ancora quello che dovevo fare. Comunque, in ogni caso c'è una bellissima serata, un gruppo meraviglioso, un gruppo che effettivamente ha fatto una serata posta, ecco. A me è piaciuto. Niente, devo ringraziare i ragazzi del comitato che straordinariamente stanno lavorando da diversi anni in maniera eccezionale. Don Giovanni Zampaglione. C'è anche l'amministrazione comunale che si sta dando da fare, il sindaco Bernardo Russo, in maniera esemplare di poter portare avanti tutti questi problemi che negli anni passati sono stati un po' abbandonati. Ringrazio tutti, ringrazio voi per questa collaborazione, per queste interviste, per quelle che ci portate in tutto il mondo. Ringrazio tutto lo staff, vi auguro una bella serata. E in bocca al lupo per tutti. Buona serata.